Allora, strumenti, solo strumenti, senza custodie, le ciglie e tutto. Andiamo là. D'altro canto, è un progetto innovativo di comunicazione sociale che verrà distribuito nelle scuole medie inferiori e superiori di Napoli, che ha lo scopo di creare relazioni tra quartieri della città di Napoli che non si conoscono reciprocamente e si guardano con diffidenza. È un documentario itinerante che racconta la sanità grazie alle storie di Carlo, Ciro, Enzo, Francesco e l'orchestra giovanile Sanità Ensemble, ragazzi del rione Sanità che si ostinano a costruire opportunità per se stessi, rivoluzionando un quartiere considerato come un ghetto e conosciuto più per i fatti di cronaca che per la sua straordinaria bellezza. Qual è il punto di questo bellissimo lavoro realizzato da Storia in Movimento, che è un progetto che naturalmente noi come Comune abbiamo patrocinato perché è esattamente l'ottica che condividiamo, è che la narrazione influenza l'identità e la consapevolezza di sé dei luoghi. Se un luogo ha una forte identità e la si narra attraverso le storie di coloro che la abitano, di coloro che costruiscono il proprio futuro all'interno di quei luoghi, probabilmente da lì comincia un'idea diversa di città. C'è pochissima osmosi, pochissime volte i ragazzi frequentano per esempio i quartieri di non originaria appartenenza, ci senti sicuri nelle serate ad esempio dove vanno soltanto i ragazzi di un determinato quartiere, vogliamo invece cambiare la mentalità perché più sono ghettizzati i quartieri, più sono ghettizzati i modi di essere giovani a Napoli, più ci sono differenze e quindi contrasti, più invece c'è un'osmosi, più invece ci si mette in discussione e l'area con d'altro canto realizzerà con questo documentario tutto questo. Più invece le differenze che si incontrano creeranno un'identità e creeranno quindi non rottura ma scambio e qualcosa di positivo. Il progetto è stato realizzato dall'Associazione Storie in Movimento col patrocinio del Comune di Napoli e grazie al cofinanziamento dell'Unione Europea. Il documentario racconta una rivoluzione che è stata avviata da alcuni giovani nel rione Sanità. Il documentario verrà distribuito nelle scuole perché noi vogliamo trasmettere questa storia che noi troviamo entusiasmante ai ragazzi, perché possa innescare dei processi virtuosi, perché possa dare fiducia, perché possa dare una forza.